Do di battaglia, veramente un seratone. Intanto ti ringrazio perché sei stanchissimo. Guarda, i concerti si fanno sempre tra gli artisti e il pubblico. È sempre una combinazione, come moglie e marito, no? Cioè, seratona bella, io mi sono divertito molto, ci abbiamo suonato molto bene, ma pubblico straordinario, veramente bellissimo. Sì, ma il pubblico accompagna soltanto i grandi artisti, perché... Pubblico veramente straordinario, veramente da stringere mano a ognuno, non posso, però... Lo fai attraverso Telemonica. Come l'avessi fatto. Senti, io ti seguo praticamente da sempre, perché siamo praticamente coetanei. Vi ho visto nascere con Piccola Chetti, che stasera hai riproposto, ma devo dire che se possibile, lo chiedo a te, se è possibile, la voce è addirittura migliorata. Ma guarda, c'è un trucco per cantare bene. Più canti, meglio canti. E è come giocare a pallone. Cioè, se non giochi a pallone per 6 mesi, scendi in campo, ti stiri. La stessa cosa se non canti per 6 mesi, rimani impiccato. Io ho continuato nel corso di questi anni a portare avanti il mio mestiere e grazie del complimento che accetto volentieri. Te li meriti tutti, perché veramente sono stati 50 anni di successi, di partecipazioni a concerti straordinari. Io ne ho visti, soltanto io ne ho visti 20 forse, i vostri concerti, e devo dire che ogni volta mi sono divertito moltissimo, perché insomma mi avete fatto sentire uno della vostra generazione, insomma, e credo che questo sia importante. Un saluto, un grazie, un arrivederci, a presto, venite a trovarci con Perle in teatro. A tutti gli amici di Telemolise. Certo, a tutti gli amici di Telemolise, dove io vengo spessissimo. Ciao, ciao.